In pista, il Gran Sasso, Valle della Terno, Città dell'Aquila. Alt, zona rossa, divieto d'accesso. Posso andare a casa mia? Non si può. Posso andare nella mia via? Non si può. Posso pregare in abbazia? Non si può, entrano solo ingegneri, architetti, militari, militanti, soldati e autorità. L'Aquila era una città bellissima, costruita da Augusto eccentrico e sforzoso di Papa e gli spagnoli. Non si può. Voglio andare in centro con la mia ragazza. No, non si può. Voglio affacciarmi alla vecchia terrazza. Non si può, entrano solo ingegneri, architetti, militari, militanti, soldati e autorità. Ma un bel giorno, nel dicembre 2008... Non si può. Ma in parrocchia c'è la signora Silvana. Non si può. Perché? Entrano solo ingegneri. Allora... Marco, il commerciante, la dottoressa Assunta, il cadetto, Francesco e gli altri cittadini si riuniscono in piazza per confrontarsi, per parlarsi, ma vengono interrotti da una voce stridula e nasale, non si sa da dove viene. C'è chi giura di aver visto un uomo, piccolo, con un naso nero da pagliaccio e un microfono collegato agli altoparlanti della città. C'è chi giura di aver visto 1000 nani pagliacci, ognuno con un microfono. Fatto sta che quella voce inizia a parlare e non finisce più. Vennino, signori, vennino! Nel favoloso mondo del pagliaccio nero, preferite Totti o Del Piero? Alt, zona rossa, divieto d'accesso. Il sindaco, insieme agli altri saggi della città, è preoccupato perché vede un aumento delle intensità sismiche. Allora chiede d'urgenza una riunione ad hoc della Commissione Grandi Rischi. E la sera stessa, il re Bertolaso Guido... Zona rossa, divieto d'accesso. Posso andare a casa mia? Non si può. Posso andare nella mia via? Non. Nel rapporto Barberi c'erano, anche per l'Aquila, le zone a differente vulnerabilità della città e per ogni zona gli edifici ad alto rischio di crollo. La prefettura, l'ospedale, lo studentato, la biblioteca, l'ex accademia provinciale. C'erano tutti. Nel rapporto Barberi. Alt, zona rossa, divieto d'accesso. Posso andare a casa mia? Non si può. Posso andare nella mia via? Non si può. Posso pregare in abbazia? Non si può. Entrano solo ingegneri, architetti, militari, militanti, soldati e autorità. Ma casa mia è sana.